Questa mattina presso la Questura di Salerno è stato presentato il vicequestore della Polizia di Stato, Marcello Castello, che ha assunto il ruolo di dirigente della squadra mobile. Proveniente dalla Questura di Modena, dove ha svolto la stessa funzione, il vicequestore Marcello Castello ha 46 anni ed è originario di Siracusa. Laureato in giurisprudenza e in scienze politiche, al suo primo incarico ha prestato servizio presso la sezione Polizia Stradale di Sassari. Successivamente ha diretto i commissariati di pubblica sicurezza di Capo d'Orlando in provincia di Messina e di Avola in provincia di Siracusa. Tra i suoi numerosi incarichi ha assunto la dirigenza del nucleo operativo di protezione di Ancona per poi dirigere le squadre mobili di Avellino e Modena. Come sapete, nella pubblica amministrazione, in particolar modo nelle forze dell'ordine, gli avvicendamenti sono più o meno costanti ogni tot lasso di tempo. Questi avvicendamenti sono utili perché ovviamente conferiscono alla struttura in cui c'è un nuovo capo, un nuovo dirigente, un vissuto professionale di chi viene da un'altra realtà o da altre realtà. In questo caso abbiamo avuto un avvicendamento che riguarda la squadra mobile e il dottor Castello, da me conosciuto perché in altre sedi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare insieme, è un funzionario che ha grande esperienza e che potrà dare senz'altro un grandissimo contributo all'attività della squadra mobile. Io sono onorato di venire a Salerno, innanzitutto ringrazio il Dipartimento e il signor Questore per avermi dato questa possibilità. Salerno è una realtà importante, una realtà complessa, spero di dare il massimo contributo, soprattutto ripeto, collaborare con l'autorità giudiziaria di tutto il territorio affinché si possano ottenere risultati utili per la sicurezza della collettività. Arriva in un momento particolare, venerdì si accendono le luci, vi hanno già dato insomma, qualche notizia in merito a quello che è anche un problema di sicurezza per la città di Salerno. Sì, in effetti so che è un evento internazionale che comunque coinvolge l'arrivo di numerose persone sul territorio. Questo ovviamente presuppone una soglia di attenzione maggiore per tutti quei reati, soprattutto quelli predatori, che possono incidere sulla collettività e sulla sicurezza dell'individuo.